L'Associazione Luci sull'Est presenta Fatima, messaggio di tragedia o di speranza. Maggio 2000, durante la solenne cerimonia nella Basilica di Fatima, in Portogallo, il Papa proclama beati Francesco e Giacinta, due dei pastorelli che videro la Madonna. 4 mesi dopo, davanti ad una folla che ricolmava Piazza San Pietro, Giovanni Paolo II affida il terzo millennio al cuore immacolato di Maria, ai piedi della statua di Nostra Signora di Fatima. Assieme a lui, 1500 vescovi di tutto il mondo. Qual è la vera storia delle apparizioni della Madonna di Fatima? Qual è la loro importanza per i giorni nostri? Vi invitiamo, cari amici, ad accompagnarci in un pellegrinaggio in questo punto quasi sperduto del Portogallo, scenario della più impressionante manifestazione soprannaturale del secolo XX. Lucia, Francesco e Giacinta, i tre pastorelli, avevano 10, 9 e 7 anni rispettivamente. Il 13 maggio 1917 era una domenica luminosa. Subito dopo mezzogiorno, i tre bambini si avviarono verso la campagna portando le loro greggi. Arrivando al posto chiamato Cova da Iria, lasciarono le pecore a pascolare e si misero a giocare innocentemente. All'improvviso, furono sorpresi da un raggio di luce così forte che credettero si trattasse di un lampo. Impauriti, corsero giù fino ad alcuni alberelli per proteggersi. Allora videro splendere un nuovo bagliore ancora più intenso. I bambini si fermarono allibiti. Sull'alto di un leccio di 1 metro di altezza videro una sfera di luce con al centro una signora. Era, secondo le loro parole, una signora tutta vestita di bianco, più splendente del sole, che diffondeva una luce più chiara e intensa di un bicchiere di cristallo pieno d'acqua pura, attraversato dai raggi del sole più ardente. Il suo volto indescrivibilmente bello non era né triste né allegro, ma serio, con un tono di dolce rimprovero. Le vesti parevano fatte soltanto di luce. Dalla mano destra pendeva un rosario. I tratti della fisionomia Lucia non ha mai potuto descriverli perché le fu impossibile fissare il volto celestiale che abbagliava. «Non abbiate paura», disse la Madonna, aggiungendo. «Sono del cielo. Sono giunta per chiedervi di venire qui per 6 mesi consecutivi, il giorno 13, a questa stessa ora. Poi vi dirò chi sono e che cosa voglio. E ritornerò ancora qui una 7ª volta. E realmente la Madonna tornò tutti i mesi fino al 13 ottobre. In quel giorno la Santissima Vergine volle dimostrare al mondo intero che le apparizioni erano vere, compiendo un grande miracolo al quale presenziò una folla di 70.000 persone convenute alla Cova da Iria. Mentre si elevava, la Madonna aprì le mani e fece riflettere il sole su di esse. Era piovuto durante tutta la giornata, gli spettatori erano bagnati, ma in quel momento le nuvole si aprirono, lasciando vedere il sole come un immenso disco d'argento. Brillava con una intensità mai vista, ma non accecava. Lucia a quel punto esclamò: «Guardate il sole!» L'immensa palla cominciò a ballare. Come una gigantesca ruota di fuoco, il sole girava velocemente. Quindi il suo orlo divenne scarlatto e si allontanò nel cielo, come un turbine, spargendo rosse fiamme di fuoco. Finalmente il sole tornò zigzagando al punto da cui era precipitato, restando di nuovo tranquillo, splendente, con lo stesso fulgore di tutti i giorni.
Molte persone notarono che le loro vesti, inzuppate dalla pioggia, si erano improvvisamente asciugate. Anche i cuori più induriti dovettero piegarsi davanti al miracolo. Che cosa disse la Madonna a Cova d'Airia? Il messaggio era assai semplice. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che vorrà inviarvi come atto di riparazione per i peccati da cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori? Sacrificatevi per i peccatori. Recitate il rosario tutti i giorni. Dunque, penitenza e preghiera. Penitenza perché il mondo si comportava male, si era allontanato dalle vie di Dio. Preghiera per la sua conversione affinché potesse tornare sulla strada giusta. Però la parte più importante del messaggio fu comunicata il giorno 13 luglio. In quell'occasione, la Madonna rivelò un grande segreto composto di tre parti. La prima parte fu la visione dell'inferno. Aprendo le mani, la Madonna mostrò ai bambini l'inferno, dove i condannati ondeggiavano nell'incendio tra grida e gemiti di dolore e di disperazione. La seconda parte del segreto che Nostra Signora rivelò conteneva varie profezie. La Madonna disse loro con bontà e tristezza: «Avete visto l'inferno, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Per evitarlo, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. Se farete quello che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire, ma se non smetteranno di offendere Dio, nel regno di Pio X ne comincerà un'altra peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segnale che Dio vi dà per avvertirvi che si appresta a punire il mondo per i suoi delitti, per mezzo della guerra, della fame e di persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedire tutto questo, vengo a chiedere la consacrazione della Russia al mio cuore immacolato e la comunione riparatrice nei primi sabati. Se ascolteranno le mie richieste, la Russia si convertirà e si avrà pace. Diversamente, diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre dovrà soffrire molto. Diverse nazioni saranno annientate. Infine, il mio cuore immacolato trionferà. La terza parte del segreto fu rivelata solo nel giugno 2000. Sentiamo Lucia. Abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora, un poco più in alto, un angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra, scintillando, emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo, ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui. L'angelo, indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: «Penitenza, penitenza, penitenza!» E vedemmo in una luce immensa, che è Dio, qualcosa simile a come si vedono le persone in uno specchio. Un vescovo vestito di bianco. Abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre. Vari altri vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, salire su una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande croce. Il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena. Pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. E allo stesso modo morirono, gli uni dopo gli altri, i vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della croce c'erano due angeli, ognuno
con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio. Una ad una le profezie della Madonna andarono compiendosi. Nel 1917 l'Europa era divorata dagli orrori della Prima Guerra Mondiale, il cui caro prezzo fu di 22 milioni di vittime e 30 milioni di feriti. L'anno successivo, 1918, come predetto dalla stessa Madonna, finì la guerra. Però gli uomini non smisero di offendere Dio e l'allegria della pace non durò molto. Nella notte del 25 gennaio del 1938, i cieli d'Europa furono illuminati da una strana luce che gli increduli si ostinarono a considerare semplicemente come un'aurora boreale. L'avvertimento divino era dato. L'anno successivo, 1939, scoppiò la Seconda Guerra Mondiale. 40 milioni di morti, un numero maggiore di feriti, nazioni intere distrutte, città rase al suolo, fame e persecuzioni. Alla fine della guerra, l'orrore finora inimmaginabile, la bomba atomica. Ma le profezie non finivano lì. La Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. Nel 1917 il comunismo conquistò il potere in Russia per mezzo di una rivoluzione sanguinaria. Per consolidarsi fece più vittime delle due guerre mondiali messe insieme, 64 milioni di morti. E la Russia iniziò così a diffondere i suoi errori nel mondo promuovendo guerre, persecuzioni alla Chiesa e martirizzando i buoni. Nel corso di 70 anni, oltre 50 nazioni furono schiavizzate dall'imperialismo sovietico, lasciando dietro una spaventosa scia di sangue e di sofferenza. Le terribili profezie si stanno avverando perché gli uomini non si convertono. La Chiesa sarà perseguitata. I buoni saranno martirizzati. Il secolo XX sarà ricordato come il secolo dei martiri. Mai nella storia le forze del male si erano scatenate con tanta ferocia contro la sposa di Cristo. Dalla guerra civile spagnola, quando un terzo del clero fu ucciso, ai gulag sovietici, all'attuale persecuzione contro la Chiesa in Cina, mai la schiera dei martiri era stata così folta. E proprio quando alcuni prospettavano la fine di questo pericolo, ecco il massiccio risveglio del fondamentalismo islamico che al grido di Allah è grande si lancia all'assalto dei cristiani in terre a maggioranza musulmana. E giungiamo così all'11 settembre. La follia del fondamentalismo islamico si scaglia contro l'Occidente colpendolo in uno dei suoi simboli principali. Un atroce attentato che ha aperto una logica di guerra le cui ultime conseguenze sono difficili da prevedere. Nel lontano 1917 la Madonna aveva già aspramente rimproverato lo stato di degradazione morale in cui si trovava il mondo, riferisce Giacinta. Verranno certe mode che offenderanno molto Gesù. Molti matrimoni non sono buoni, non piacciono a Gesù, non sono di Dio. I peccati che portano più anime all'inferno sono i peccati della carne. Dal 1917 la crisi morale non ha fatto altro che precipitare sempre più in basso. Il degrado imposto dalle mode ha portato al nudismo, la gioventù viene trascinata senza difese, l'uso della droga si diffonde sempre di più, la TV è diventata una scuola di moralità. L'instabilità del matrimonio, l'aborto dilagante, i metodi contraccettivi per impedire le nascite, l'introduzione dell'eutanasia, l'ostentazione della prostituzione, la legalizzazione dei cosiddetti matrimoni omosessuali per arrivare al nefando crimine della pedofilia sono sintomi gravissimi del degrado che affligge tutti i settori della società. Nell'atto di affidare il terzo millennio alla Madonna di Fatima, il Papa è stato molto esplicito. Siamo uomini e donne di un'epoca straordinaria, tanto esaltante quanto ricca di contraddizioni.
L'umanità possiede oggi strumenti di inaudita potenza. Può fare di questo mondo un giardino o ridurlo a un ammasso di macerie. La Madonna promise di allontanare i castighi se il mondo adempiva le sue richieste. Ma chi ha dato ascolto alle sue parole? La Madonna esigeva un risanamento dei costumi. Nulla nell'attuale panorama fa pensare ad una tendenza che favorisca questa richiesta. Al contrario, leggi e comandamenti vengono violati nel modo più radicale. Dinanzi a tanta infamia e tanto disprezzo, o madre angosciata che non hai più nulla da dire, piangi. Nel luglio del 1972, i giornali del mondo intero diffusero la notizia del pianto miracoloso della statua della Madonna Pellegrina di Fatima a New Orleans, negli Stati Uniti. E vedendoti così in lacrime, oh madre, chi oserebbe domandare perché piangi? Né il cielo, né la terra, né il mare possono servire come paragone ai tuoi dolori. Tu sei oggi, oh Signore, come una regina detronizzata. La terra è come un'immensa sala del trono gremita di nemici. Dalla tua venerabile fronte hanno già rimosso la corona reale, ti hanno strappato lo scettro. E tu cosa fai? Piangi. Piangi lacrime di dolore profondo, di affetto tenerissimo per la previsione del castigo che verrà. Però, con i tuoi occhi lacrimosi, cerchi in tutti gli angoli qualcuno che ti sia fedele e ti difenda in questa dolorosa situazione. Signora, come non vedere in queste lacrime la lacerante domanda: figlio mio, anche tu mi lasci sola. Tu non lotti per me. Questa domanda è rivolta a ciascuno di noi. Ma diresti, chi sono io? Io sono colui che la Madonna guardò in un momento di afflizione ed abbandono. Sarò una persona a cui lei guardò invano? Con forza d'animo e cuore integro diciamo: no, madre mia, io non ti lascerò sola, io lotterò per te. Cioè io farò la penitenza da te richiesta, mi impegnerò nell'apostolato per la devozione al tuo cuore immacolato. Io pregherò e agirò con tutte le mie forze affinché trionfi nel mondo, al più presto, quel regno da te annunciato a Fatima quando proclamasti: infine, il mio cuore immacolato trionferà.